Oh, 9:10 ma tu, adesso piano Madonna. Ma quando? A me prima Mario, invece delle 8:15, partiamo alle 9:10. Perché devono andare? A me, me l'ha detto a Desi, 2 minuti fa. L'ho tenuti dentro, mo è 9:30. Mario. Mario Valentini è buono perché è un uomo che se si appassiona ad un caso lo fa proprio. E quindi quando c'è una persona che ha bisogno di aiuto non esita ad offrirlo. Oggi lui è cresciuto molto perché c'è una cosa che ce l'ho anch'io, la curiosità. Un giorno eravamo in macchina, un econometro a Segovia, e c'avevo io il collaboratore che era di Somma, e gli ho detto: adesso vedrai Zanardi che ti dice. Come che mi dice? Perché parla. Era impegnato, dice, mentre pedalava, come vado? Mi guardo, ma perché parla? Mario Valentini è cinico, perché comunque invece se sente che qualcuno non merita le sue attenzioni, non passa sopra gli sgarbi, sopra le mezze frasi, sopra le battute, eccetera, eccetera, se le lega al dito. Ho sentito che ha detto che il dottore gli ha ordinato che deve bere un bicchiere di vino al giorno frizzante. Gli ha detto cambia dottore, va. Mario Valentini è competente perché nel suo lavoro comunque devi ricordare le sue parole, perché anche quando sei convinto esattamente del contrario, poi a distanza di tempo le sue parole ti echeggiano nella testa e ti viene a dire porca miseria, Mario l'aveva detto. Quando piombammo le ruote del mezzo fondo e no. I tondini in partenza aveva dei problemi, l'abbiamo tolti perché quando la moto ti veniva addosso ti levava dal rullo e eri finito, ma quando era lanciato tondini, questo corridore paesano tuo di Bologna, è uscito fuori dal rullo, eravamo convinti che andava in tribunale per la velocità che prende la ruota piombata. Mario Valentini è italiano, che secondo me è un aggettivo, perché vuol dire tutto e niente. Noi siamo capaci di essere amati profondamente da persone di nazionalità diverse ed odiati, non nella stessa giornata, ma addirittura nello stesso minuto, perché siamo capaci di far tutto agli estremi. E Mario Valentini è l'italiano tipo. Ognuno ha il campo suo, di somma i dolci e i gelati. Che dobbiamo fare? Li mangiamo.